perché ho scelto di iniziare proprio con Zadig, in quanto sin da subito ho avuto un parere molto contrastante, nel senso non l'ho subito apprezzato la sua architettura, in quanto proprio anche in generale l'architettura decostruttivista ho avuto sempre un parere abbastanza contrastante, ho anche già detto che mi sembra quasi una scultura rispetto a un'architettura. Però ho imparato ad apprezzarlo, soprattutto quando ho avuto la fortuna di visitare alcuni suoi progetti. E visitandone ti rendi conto che sei immerso in un progetto assolutamente strano, diverso, e quindi valuto anche in base a quante foto faccio la bellezza o comunque la stranezza, se vogliamo, di un'architettura. E in questo caso, appunto, sei immerso in un progetto che va a tutto tondo, ti immergi. Proprio devi girarci intorno, perché cambia sempre, no? È sempre un punto di vista diverso, per cui è molto interessante. E oltre al fatto che l'ho sempre vista poco pratica come architettura, no? Con queste forme non convenzionali, in realtà, una volta vissuta, vedi questa architettura, ti rendi conto che sono comunque architetti importanti che non sottovalutano appunto la praticità di un'architettura, la funzionalità. E anche e soprattutto mi viene in mente l'edificio Soho di Pechino, che ha una parte centrale con delle fontane, cioè molto bello, e c'erano proprio bambini che giocavano, gli anziani che si riposavano all'ombra di queste strutture, che c'era appunto un connubio stranissimo tra la gente o bambini che lavoravano in un'architettura così particolare, per cui ti rendi conto che proprio c'è anche uno studio per la socialità, in quel caso, dico, non sempre però. C'è uno studio a tutto tondo dell'architettura che non riguarda solo la forma, ma chi ci vive, la funzionalità e quindi anche alla fine anche l'estetica. Quando principalmente l'estetica mi sembrava la cosa principale, cosa più importante, ovviamente non è da sottovalutare, ma vivendo questa architettura ti rendi anche conto che tutti gli aspetti dell'architettura, della funzionalità, della convivialità, vabbè, non sto a delineare tutto, comunque vengono presi in considerazione. Quindi, prima di tutto, da cosa si distingue Zadig da altri architetti, anche all'interno di questa corrente decostruttivista? Attualmente esprime un'architettura con forme molto fluide, dinamiche, molte volte ispirate alla natura. Quindi, molte volte, non dico sempre, perché inizialmente o anche adesso, che comunque lo studio sta continuando, nonostante lei purtroppo sia deceduta nel 2016 all'età di 65 anni. Ma come ho detto, lo studio sta andando avanti e c'è Patrick Schumacher, che era già un partner dello studio, che appunto sta portando avanti attualmente lo studio, che porta avanti appunto tutta l'idea, tutta la filosofia, volendo, lo stile architettonico che ha introdotto Zadig. Nei primi anni, appunto, come dicevo, che era caratterizzata dalla frammentazione di linee rette, spezzate, spigolose, perché era comunque influenzata, seguiva l'influenza del linguaggio del suprematismo, che è una corrente artistica degli anni 20, dell'arte russa degli anni 20. E quindi, dicevo, ha iniziato con delle forme anche più spigolose, o comunque in base al progetto che devono realizzare. Ma normalmente si caratterizza per forme appunto fluide, dinamiche, quindi se vediamo un edificio molto tondeggiante o anche e soprattutto nel design, quindi in oggetti più piccoli, sicuramente sono sempre linee molto arrotondate, ecco, diciamo così. Comunque, parlando un po' della sua biografia, lei è nata a Baghdad, in Iraq, da una famiglia benestante. Ha conseguito una laurea in matematica, ma si trasferisce poi a Londra per studiare l'Architectural Association, che è un'importante scuola di architettura appunto di Londra, dove come professori ha addirittura Rem Koolhaas, Stephen Hall, Bernard Schumi, importantissimi architetti che quindi la influenzano molto nel suo stile architettonico. E addirittura dopo essersi laureata,
presso questa università, inizia a lavorare in particolare appunto nello Studio Office of Former Metropolitan Architecture, che sarebbe OMA, che c'è tuttora, che è lo studio a cui fa capo Rem Koolhaas, e addirittura diventa socia nel 77 presso questo studio. Quindi teoricamente aveva già una carriera che andava molto bene. Essere soci in uno studio del genere sicuramente ha grosse gratificazioni, sia dal punto di vista progettuale, ma immagino anche economico. E nonostante questo, nel 1980 fonda il suo studio con la sede a Londra. E difatti lei è irachena, ma viene sempre detto, scritto, naturalizzata inglese, appunto perché tutta la sua carriera, poi la maggioranza della sua carriera la passa a Londra. E quindi poi, appunto, fondando il suo studio, cambia. Sicuramente c'ha l'influenza di tutti gli insegnamenti precedenti, ma cambia notevolmente lo stile architettonico, appunto creando il suo stile molto riconoscibile, come appunto già spiegato precedentemente. Nel 2004 è stata anche la prima donna a ottenere il premio Pritzker, il premio più importante nel mondo dell'architettura, ma non sto a citare tutti gli altri premi che comunque ha vinto nel corso degli anni. Ha creato architetture in tutto il mondo e, come ho già detto, lo studio sta andando avanti. Combinazione poco tempo fa, visitando Dubai, hanno inaugurato proprio da pochissimo una sua nuova architettura, che è un hotel, che come forme esterne non ha grandi particolarità, a parte un buco centrale, che ovviamente quello lo rende particolare, ma poi era molto interessante soprattutto l'interior design, l'interno. E a tal proposito volevo insomma rimarcare l'importanza della sua architettura, che non è solo una forma esterna, ma in quanto a queste forme molto particolari deve corrispondere, deve insomma progettare anche l'interno, perché ovviamente un mobile difficilmente lo puoi mettere su una parete storta, facendo un esempio. E quindi molte volte viene associato tutto il lavoro dell'interior design, seguendo sempre un comune stile architettonico, che dal disegno del prodotto fino al disegno dell'intero edificio segue una stessa idea. Quindi ho detto, insomma, ha veramente progettato in tutto il mondo, ma mi concentro, insomma, per quanto ci riguarda in Italia, perché comunque ha progettato abbastanza, considerando il costo delle sue architetture e appunto la complessità, anche appunto perché in Italia, anche per quanto riguarda la burocrazia e tutto quanto, insomma, la vedo sempre molto complessa per queste grandi firme dell'architettura a progettare in Italia. Ma nonostante questo, anche in Italia è riuscita a progettare abbastanza. Per esempio, è importante il museo il Maxxi, museo del XX secolo di Roma. Poi ha progettato anche delle residenze, il grattacielo da poco concluso della City Life a Milano, Messner Mountain Museum nelle Dolomiti e anche la stazione marittima di Salerno e infine la stazione di Napoli di Afragola. E poi ci sono anche degli altri progetti che però purtroppo non sono stati realizzati. E ovviamente tutti quanti sono caratterizzati da disegni molto particolari, molto vistosi, se vogliamo dire, e caratterizzati da queste sue forme molto fluide, dinamiche, curve non convenzionali. Un'altra cosa da sottolineare è che la sua architettura, questo tipo di architettura, non poteva essere messa in atto se non grazie alle nuove tecnologie. Nuove tecnologie che riguardano sia il modo di costruire, quindi tecniche costruttive, dai materiali anche impiegati, e anche e soprattutto da una progettazione fatta al computer. Era inimmaginabile o comunque molto difficile progettare a quando si progettava su carta, proprio per gestire delle forme così complesse che normalmente
vengono impiegate delle strutture molto complicate, molto complesse, molte volte con travi reticolari metalliche, o anche attraverso l'uso del cemento armato, proprio per poter creare delle forme fluide, plastiche, o per l'interior design, molte volte materiali plastici o metallici che appunto possono essere modellati a piacimento. E quindi è molto importante quella parte tecnologica. Magari a volte ho collaborato anche con aziende per creare, sperimentare addirittura nuovi materiali. E appunto leggevo come addirittura insieme alla collaborazione con Italcementi ha realizzato un cemento trasparente che è stato applicato al Maxi di Roma o al padiglione italiano dell'Expo di Shanghai. Questo è un esempio appunto proprio per continuare questa ricerca sui materiali, sulle tecniche e anche dal punto di vista che rimarco che è importante, software per computer, per costruire e gestire dei progetti così complicati, così complessi. Quindi, per concludere, se vogliamo riconoscere un'architettura di Zadig e ci troviamo di fronte a un edificio con forme non convenzionali, fluide, dinamiche, curve, facilmente potrebbe essere appunto un'architettura di Zadig. Con questo penso di aver fatto una panoramica generale. Alla prossima. Ciao.